Grazie. Vedo che questo bar ha assunto un certo stile esotico. Ah, sì. Sfruttano le sue evidenti origini. Dica la verità. Beh, mi fanno nera, però mi raccomando non lo dica a nessuno, eh. A me non la pagano bene. Se riesce a guadagnare cantando. Beh, se uno va a Sanremo. Magari c'è un Sanremo anche nel suo paese. Lei è di? Santo Domingo. Guarda che ti... Sono un ispettore del lavoro. Se permette, ho altre domande da fare. Mi raccomando, voglio da tutti risposte chiare e precise. Il permesso di soggiorno ce l'ha? E lei? Che c'entra? Non ho bisogno di permesso di soggiorno, io sono cittadino italiano. Anch'io. E lui invece? Io sono un artista, gliel'ho già detto. Sa come funziona, no? No, me lo dica lei. Un giorno suoni qui, un giorno suoni lì. Dai manifesti fuori non si direbbe. Lei ha delle date, quindi presumo che abbia stipulato un contratto per cantare in questo locale, no? Lasciamo perdere questo argomento. Infatti, prendiamoci un altro caffè. Su. Vorrei dare un'occhiata al suo permesso di soggiorno. È scaduto. Lei dovrà essere espatriato immediatamente. E per il titolare di questo locale si configurano gli estremi di natura penale. Il proprietario dov'è? Sono io. Che cosa è successo? Manuel è il papà della mia fidanzata, deve essere italiano. Ho capito, è italiano, è cittadino italiano, me l'ha detto, l'abbiamo anche verificato. Ah. Il punto è un altro. È stata avviata la pratica di ricongiungimento col padre? Deve sapere che Barbara, no? No, non è stata ancora avviata. Allora, il signor Perez resta un irregolare. Mi dispiace, ma devo informare le autorità competenti. Questo che cosa comporta? E se mio padre non si presenta in questura? Sarebbe un grave errore. Perché il procedimento di ricongiungimento familiare può essere avviato soltanto in presenza di legalità. Lei la fa facile, eh? Questa è la prassi. Tenga presente che se non parte subito, dovrà nascondersi. E la sua posizione sarà quella di un irregolare per sempre.